Ragazzi, eccoci qua con la quinta missione di Prapor BP Depot. Allora, missione tranquilla, un po' lunghetta, però tranquilla, si può fare anche in più round. Scopo della missione è marcare con degli oggetti che vi darà Prapor le autobotti su Customs, cioè quei camion che portano benzina o comunque combustibile. Allora, qui vedete marcate le quattro posizioni delle autobotti. Sicuramente questa è la più facile da fare perché lo spawn di questo lato proprio ci potete anche spawnare qui davanti perché molte volte si spawna qui, quindi l'importante è che state attenti ai player che spawnano dall'altro lato. Quella è da fare. Allora, questo è facilissimo. Qui ci sono gli scav, fate attenzione perché questo è l'edificio quello distrutto. Questa è la gas station, quindi occhio perché dovete prendere bene i tempi. Allora, o correte subito a fare quella e forse non trovate nessuno, o dovete aspettare, perché se beccate sul mid game, sul metagioco, c'è il rischio che qui trovate la gente sia di questo lato che ha finito di lottare questo lato che va verso Customs, che quelli che da Customs vanno verso l'uscita di qua. Quindi vi ritrovate in mezzo al fuoco di gente che ha lottato fino adesso, quindi non è proprio un bel momento. La più rognosa è questa qui, che sta alla Old Gas Station, cioè la stazione quella abbandonata, dovete passare sotto le rotaie. Qui c'è mi sembra dei mezzi militari, se non ricordo male. C'è anche l'uscita qui, questa casupola qua è l'uscita, e in fondo proprio c'è solo il rimorchio. Qui c'è solo il rimorchio, mentre sulle altre c'è proprio il camion. Qui c'è solo il rimorchio, che è questo rettangolino che vedete marcato qui. Cosa dovete fare? Mirare sull'autobotte, con gli oggettini naturalmente nell'inventario. Mirare sull'autobotte vi dirà place. Cliccate, partirà un timer, voi dovete difendere quel marcatore per tot tempo. Allora, l'unico consiglio che vi do è di mettere quegli affarini dentro l'alfa container, perché se li perdete costano 20.000 l'uno. Quindi metteteli lì dentro, tanto li potete usare anche tenendoli lì dentro. Fatevi magari prima questa, poi questa o viceversa, le più facili. Provate a fare magari, spawnate da questo lato, da boilers. Qui questo lato si chiama boilers perché ci sono quattro silos enormi. Correte subito lungo la ferrovia, saltate, scendete giù, occhio perché anche qui ci sono 4 scav, se non erro, 4 o 5. Fatevi questa, poi se vi ammazzano, tanto comunque viene salvato, cioè una volta che voi l'avete completato, ve lo dà salvato. Spuntatevi, quale avete fatto, e il gioco è fatto. Beh, vi faccio vedere solo una, perché sarebbe inutile, anche perché vi lascio magari il link sotto, c'è un video dove io l'ho fatta tutta su una run, poi alla fine mi ha ucciso uno scav. Però se volete proprio vedere tutto quanto il giro c'è e vi lascio il link sotto. Invece adesso faccio vedere solo una perché faccio un video guida, lo volevo fare un pochino più stream insieme, un pochino più corto. Buona visione. Va che bella nebbiolina, eh? Che bel tempo di merda. Vai, andiamo, faccio vedere quello sull'edificio distrutto. Così vi faccio vedere anche dove sono gli scavi di solito. Qui, Goodfellas. Eccolo qua, subito il cecchino. E acchiappa questo. Allora, occhio perché di solito uno è lì del camion proprio. Eccolo qua il nostro camion. Occhio perché ce ne dovrebbero stare altri.
Sono spariti, comunque di solito ce ne sono 3 o 4 di solito. Le stifide da nutria di scavo. Beh, ci stanno. Vabbè, meglio. Frega un cazzo. Eccolo qua. E adesso ci mettiamo in difesa, 40 secondi. Se crepate male, perdete la farina. Quindi 20.000. Questa è una missione dove bisogna portare parecchia pazienza, aspettare magari che si ammazzino per bene i player. Ve la camperate un attimo, state là, andate a farvi un panino, poi attaccate dopo un po' e ve la fate. Ecco qua, GG. Niente di più facile. Ciao belli, al prossimo video.